La nostra posizione a livello nazionale è nota e quella rimane, poi ci confronteremo con tutti, siamo abituati a fare così, lo faremo con i consiglieri regionali, con tutti coloro che nella regione Campania sono interessati alla costruzione di un futuro di governo per il centro-sinistra in questa regione. Non lascia spazio a dubbi il commissario regionale del Partito Democratico Antonio Misiani, intervenuto ad Avellino per l'apertura della Festa dell'Unità. In Campania il Nazareno non cambierà linea, l'unica mediazione possibile è quella che passa per il passo indietro di Vincenzo De Luca sul terzo mandato. E nella stessa direzione vanno le dichiarazioni del consigliere regionale Maurizio Petracca, secondo cui la priorità assoluta è quella dell'unità del partito. Ci sono delle difficoltà oggettive, l'obiettivo principale è l'unità del partito. Ci confronteremo nei prossimi giorni con la segretaria nazionale e immaginiamo di arrivare ad una sintesi, mi auguro, quanto prima. Venendo allo schema di legge elettorale appena condiviso dalla maggioranza, che eliminerebbe il vincolo del doppio mandato per De Luca, Petracca pone l'accento sulla nuova soglia di sbarramento. Noi innanzitutto come partito abbiamo portato all'attenzione della maggioranza un'ipotesi di riforma della legge elettorale, introducendo appunto una soglia sulla quale c'è una discussione tra le forze di maggioranza ma anche con le forze di opposizione. Riteniamo sia opportuno che ci sia uno sbarramento per evitare il proliferare delle liste e soprattutto che ci siano incongruenze rispetto al consenso che le persone prendono, e poi abbiamo in alcune liste, tipo quella del Partito Democratico, persone con un forte consenso che restano fuori dai banchi del Consiglio e persone che in piccole liste, per un sistema elettorale contorto, entrano in Consiglio con pochissimi voti.